Buonasera, buonasera a tutti, bentornati eh, alla nostra attività di eh, divulgazione e di riflessione mm -hmm. sull'intelligenza artificiale, terza edizione di AYA, Artificial Intelligence in Agora. Terza edizione perché abbiamo cominciato nel 2019 e eh, abbiamo proseguito imperterriti nella nostra, nel nostro progetto di affrontare in modo scientificamente serio ma divulgativo uno dei temi che percorrono la cultura, le opinioni, le letture, la vita quotidiana di tutti noi, ovvero la diffusione, la presenza dell'intelligenza artificiale. Il progetto, come qualcuno saprà, ma lo ripeto per chi eh, si, si collega con noi per la prima volta, è un progetto che nasce dalla collaborazione del comune, eh, tra i comuni di Villorba e eh, un'associazione che si chiama Biblio Treviso e che da otto anni eh, si occupa appunto di divulgazione del sapere del pensiero scientifico. Questa collaborazione è stata estremamente fruttuosa anche in virtù dell'adesione, eh, dell della partecipazione mh, per niente formale ma sostanziale eh, dell'amministrazione di Villorba. Dicevo, in, in questo caso eh, del sindaco di Villorba eh, Francesco Soligo, che ringrazio eh, perché ci sostiene, perché ci è vicino e apprezza mh, queste attività che. Eh, contribuiscono davvero a, a allargare il sapere dei concittadini ma del territorio ringrazio anche l'assessore Eleonora Rosso Eleonora Rosso è l'assessore alla cultura e mh, ci segue da vicino ci segue con molta attenzione e sostiene queste attività da lungo tempo fin dall'inizio dell'avvio uh, dell di, di questa iniziativa di, di Aya. Devo ringraziare però eh, perché eh, senza eh, queste le persone che adesso nominerò eh, tutto questo progetto rimarrebbe solo di carta e invece è un progetto che va e viaggia eh, sulle, sulle onde della rete e, e anche in YouTube lo troverete in Facebook. Ringrazio lo staff che lavora eh, su, questo, su questo argomento e sulla organizzazione. Paolo Ruggeri, eh, Mauro Gentile, eh, non li vedete, ma sono qui presenti e eh, sono costantemente presenti nella eh, gestione, nell'organizzazione, nel pensiero eh, per quanto riguarda l'elaborazione eh, delle, delle nostre attività. E ringrazio anche Edoardo Franchin che. Si occupa un po' della comunicazione. Dicevo che il progetto nasce dalla collaborazione, dall'intreccio eh, dall tra mm, il comune di Villorba e l'amministrazione di Villorba. Sottolineo che eh, non è una cosa di tutti i giorni che un'amministrazione pubblica si occupi. Eh, di argomenti di questo genere e se ne occupi in modo eh, così eh, come dire, attento e non, eh, o, eh, non occasionale e, e non banale. E credo che sia anche da sottolineare questo perché è un esempio. Vorrei che fosse anche un esempio anche per, mh, per altre amministrazioni eh, del nostro territorio. Eh, dicevo eh, il Comune di Villorba e Biblio Treviso, che eh, ho già detto si occupa da otto anni di divulgazione del pensiero scientifico, ringrazio i, i, i componenti di questa associazione che eh, con il loro lavoro, con la loro attenzione eh, riescono a fare cose eh, veramente importanti, Maria Antoniazzi, Pietro Brunolotto, eh, Giorgio Favero, Lorena Mauriello Titta Casagrande, eh, ognuno ha una parte di lavoro, ognuno ha un'attenzione, ognuno ha un pensiero da portare a queste, eh, a queste attività. Senza di loro, senza lo staff di, eh, di Biblio Treviso e senza lo staff di AIA, eh, noi non potremmo fare molto. Abbiamo eh, degli ospiti questa sera perché il tema che vogliamo eh, affrontare è il tema della uh, cyber security un tema che ci tocca eh, quotidianamente che ci tocca da vicino eh, ed è importante affrontarlo con chi eh, se ne occupa eh, da molto tempo e, e quindi eh, vi, vi presento subito eh, Luca Sambucci eh, adesso lo vediamo eccolo qua buonasera Luca eh, Luca tra l'altro okay, ci, okay. ci sta parlando da Parigi dove eh, sta eh, lavorando sempre eh, nell'ambito della cyber security con, eh, con alcune aziende eh, internazionali è un esperto che eh, ci è vicino da tempo fin dalla prima edizione continua sempre a ringraziare Luca eh, Fin dalla prima edizione Luca ci è stato vicino con le sue competenze, con le sue capacità eh, con, e anche con la capacità di dire le cose difficili in modo semplice. Questo eh, ce ne accorgeremo anche stasera e, e, di questo, e di questo lo ringrazio. Un esperto veramente internazionale sui temi che eh, affronteremo. Eh, con noi questa sera c'è anche Guido Schittone giornalista, pubblicista, lui ama molto i motori, le auto, però si guarda intorno, si guarda intorno, guarda il mondo nel quale tutti noi viviamo e lo guarda con spirito aperto e libero e ci aiuterà nel gestire questa serata tutti, tutti assieme. Allora... In quanto ignorante della materia, è e... giusto. Eh, no, beh, insomma, è, è importante avere anche lo sguardo, eh, uno sguardo diverso da quello che ha eh, Luca Sambucci, che è l'esperto della materia e tutti noi invece, eh, eh, tu e io, siamo inesperti della materia e siamo... In grado di fare delle domande sufficientemente stupide per eh, avere delle risposte intelligenti. Ecco, questo è un po' lo spirito della, della cosa. Eh, Ma un po' dobbiamo diventarlo tutti esperti. Eh? Ah, certo, grazie Luca. Cominciamo allora un po' a capirci eh, un po' di più su questa cosa: che cos'è la cyber security? C'è una storia, è cominciata in un qualche momento. Eh, prima mi veniva in mente che la cyber security riguarda la sicurezza per esempio delle nazioni, oltre che la sicurezza dei, eh, dei privati cittadini, la sicurezza delle grandi, delle grandi aziende. Una volta c'era Matahari, adesso eh, abbiamo eh, la, la, la sicurezza o la, il contrasto alla sicurezza fatto in altro modo. Dove siamo eh, Luca? Le matari ci sono ancora oggi, magari operano un ecco. po' diversamente. <ride> eh, la cyber security nasce eh, da quando abbiamo dato un valore al, al digitale, quindi da quando ci sono i computer. Um, però molti degli attacchi tra virgolette, che sono stati fatti i primi tempi dei computer sono tentativi così accademici, mettiamola in questo modo. La vera cyber security inizia probabilmente negli anni 80 eh, quando i computer iniziano a essere utilizzati sempre più frequentemente per cose sempre più importanti. E ovviamente esplode negli anni 80, negli anni 2000, man mano che le persone, le aziende, gli stati iniziano a digitalizzare, a utilizzare eh, i dati eh, dematerializzati, questa, i valori dematerializzati, appena c'è un valore in un computer, allora vale la pena... Iniziare a eh, penetrare questo computer per capire eh, se è possibile estrarre questo dato, rubare questo dato, modificare questo dato. E da lì la cyber security, che è quindi la sicurezza delle informazioni cibernetiche. Eh, Luca, il, grande, il, grande valore, il grande valore sono i dati. Il, il nostro. Il, il nostro... Eh, valore eh, attuale è il, il possesso eh, di dati. Cosa dicevi Scrittone? No, eh, volevo domandare a Luca ma la cyber security corre dietro il digitale o lo riesce anche ad anticipare? E io vedo che corre dietro anche perché noi possiamo ehm, noi esperti diciamo così, possiamo iniziare a pensare come possono essere hackerate le automobili, eh, prima ancora che le automobili, eh, diciamo digitali o con eh, servizi digitali vengano messe per strada. Ed è stato fatto, um, si fanno molto di, molte queste, di queste chiacchierate oppure studi anche seri su cose che ancora non esistono. Quindi sotto certi aspetti, la cyber security cerca anche di eh, prevedere. Ehm, come sarà il futuro però alla fine la vera cyber security quella che viene fatta davvero nel mondo reale segue sempre eh, il digitale perché prima viene messa su strada un'auto ehm, con eh, le eh, caratteristiche digitali e generalmente viene messa su strada eh, senza che ci siano adeguate protezioni. Poi, dopo che i primi hacker iniziano a entrare, si iniziano a mettere le toppe. Ho usato questo, questo mh, quest esempio questo proprio esempio, perché, perché ehm, le auto che eh, sono state hackerate in passato praticamente non avevano protezioni. I hacker sono riusciti a entrare tramite il sistema di intrattenimento che chi ha fatto le automobili pensava, Vabbè, ma questo è il sistema di intrattenimento non è così eh, prezioso, non è che serve che sia protetto bene, invece dal sistema di intrattenimento sono entrati e sono riusciti ad avere accesso ad altre parti dell'auto. Quindi io vedo sempre questa rincorsa eh, rispetto a quello che poi viene messo a terra perché generalmente non si pensa alla cyber security in fase progettuale, quella che noi chiamiamo security by design, cioè al momento in cui tu inizi a progettare qualsiasi cosa, inizi anche a pensare come può essere attaccato, come lo difendo, ecco questo non dico che non lo fa nessuno, ma non è ancora nel DNA eh, di, di chi progetta... Eh, um, eh, Vari cose possono essere palazzi, possono essere automobili, ehm, anche dataset eh, o anche sistemi di intelligenza artificiale. È un, tema, ah, è, è un tema interessante ehm... questo perché eh, sembra anche un po' impossibile e molto strana questa cosa. Cioè, da un lato c'è la consapevolezza che eh, siamo esposti ad attacchi o a manipolazioni di dati eccetera eccetera e ne siamo perfettamente convinti perché se ne scrive se ne parla eccetera eccetera e però non viene progettata in fase di elaborazione iniziale cioè è una cosa un po un po curiosa Adesso vorrei schittone che è, guido che è un, un esperto di, di auto di motori come, come si sente dopo che sambucci gli ha detto che la sua auto eh, sarà hackerata senza difficoltà. Come ti senti Guido? Ma non, non mi sorprende perché eh, ormai siamo hackerati in eh, molte di quelle che sono le nostre eh, funzioni quotidiane. Eh, basta andare sui social, basta andare su Facebook, basta andare eh, su Instagram, eh, l'hacker è sempre dietro l'angolo e, e noi comuni mortali ci difendiamo nella maniera più semplice che però serve a ben poco, cioè blocchi un indirizzo strano, blocchi uno spam, ma poi ti riappare sotto altre forme. Io credo, e questa è una domanda proprio del, dell'uomo della strada, la cyber security e gli hacker spesso si confondono. È vero che molti hacker provengono. Da coloro i quali fanno cyber security oppure provocano a tal punto per poter azionare la cyber security? Questa è la classica domanda che il cittadino eh, comune, secondo me, si pone. Allora, state parlando con una persona che fino a poco tempo fa ha difeso strenuamente eh, la, la definizione del termine hacker. Hacker non, è, eh, non vuol dire criminale, hacker è semplificando tantissimo, uno bravo con il computer, ehm, in grado di eh, trovare delle soluzioni creative a problemi. Poi, ovviamente, un hacker è anche bravo a entrare nei computer altrui, ma non vuol dire che, che, che lo faccia necessariamente. Oggi eh, si, diciamo... Diciamo così, è passato il termine hacker e quindi si inizia a parlare di hacker con il cappello bianco, white hat, quindi vuol dire hacker buono, eh, contrariamente a quelli, diciamo, con il black hat. Diciamo così, siamo arrivati un po' a questo compromesso. Però per rispondere alla domanda, eh, gli hacker sono esperti di cybersecurity. Quindi, ehm, un esperto di cybersecurity che l'azienda assume per la sicurezza la propria sicurezza se si i dati è, è un hacker ma io sto parlando di hacker con un termine neutro professionale è uno bravo o una perché non deve essere per forza un maschio anzi ehm, eh, poi ovviamente eh, una volta che uno è bravo a fare qualcosa poi dipende dalla propria indole c'è chi lo usa per il bene e c'è chi lo usa per il male per chi entra A questo proposito, dopo torniamo su questo tema, mi sembra molto, eh, molto interessante. E, e Guido ha aperto una strada. Qualche, qualche giorno fa, eh, sfogliando eh, una pagina Facebook, eh, ho eh, notato eh, un, un post che mi è sembrato estremamente eh, curioso e interessante. Che, eh, in qualche maniera è, riguarda un po' tutti noi. Eh, ho inviato questo post anche a Luca eh, perché vorrei commentare con lui questa cosa. Nel post si dice che l'autrice di questo post dice che eh, stava parlando al telefono eh, con, con la figlia eh, e, e parlava di una certa di un certo prodotto. Che usava per la casa, per, per tutta una serie di attività, di, di pulizie e cose di questo genere, e subito dopo, su, sul, sullo smartphone della, della signora appariva una pubblicità esattamente. Di quel prodotto e di quell'area, diciamo, di cui aveva parlato eh, con, con la figlia. L'autrice la, del post si domandava: ma allora ci spiano? Allora ci sentono? Allora ci controllano? Eh, eh, siamo sicuri? Ecco, a me è sembrata una cosa interessante che forse eh, Luca può aiutarci a comprendere. Allora, adesso abbiamo fatto eh, un bel salto perché adesso prima parlavamo di hacker come individui, diciamo, criminali eh, che vengono e, e vogliono trarre beneficio dai nostri dati, dai nostri valori, diciamo così, eh, digitali. Adesso stiamo parlando di aziende, quindi dobbiamo iniziare a proteggerci anche dalle aziende che ci spiano per Poi darci pubblicità. Allora, questo è un modello di business che esiste. Attenzione: adesso non, sto, non sono ancora arrivato al, all'audio, diciamo, esfiltrato dal telefonino. Però eh, è ovvio che le aziende cercano di personalizzare il messaggio pubblicitario il più possibile perché ehm, con l'iperpersonalizzazione dei messaggi pubblicitari aumentano gli acquisti. La domanda mi è stata posta tante volte, con esempi sempre diversi. Quindi stavo parlando con un conoscente di qualcosa, il giorno dopo ho visto la pubblicità di quel qualcosa sul mio cellulare. La risposta netta, io generalmente dico sempre no, guarda, non è così è che hai iniziato a farci caso. Magari hai visto quella pubblicità di quel prodotto n volte, non ci hai mai fatto caso, dieci secondi dopo l'hai dimenticata, ma visto che è arrivata dopo che ne avevi parlato, ci hai fatto caso e da quel momento la, la, la guardi sempre, è come se io eh, dicessi eh, un numero a caso, ehm, non lo so, il 18, ok? Dico, guarda, che nella tua vita, nei prossimi giorni, tu vedrai il 18 un po' ovunque, ok? E allora vedrai una persona che ha 18 anni, vedrai il 18 su un numero civico, vedrai il 18 in una targa. Adesso che ci fai caso, inizi a vederlo dappertutto. Però questa è una risposta che non soddisfa, perché dice: No, eh, è, è, è troppo, eh, non è casuale la cosa. Eh, non sono diventato matto o così, è effettivamente successo. Ci sono stati dei controlli sulle app, su tantissime app, e non è stato mai riscontrato un, ehm, diciamo un, un servizio o un uso del genere, sicuramente non dalle app più utilizzate, come ad esempio Facebook. Se davvero Facebook o, o social grandi facessero questo, qual, qualche ricercatore... Lo avrebbe già visto perché le testano in continuazione. Parlo di ricercatori indipendenti. Eh, ci sono stati alcuni casi dove altre app eh, si sì, spiavano. Eh, ad esempio, c'era un'app che ehm, cercava di capire quale programma vedeva la persona in TV per capire poi quali erano i programmi che le, eh, che le persone vedevano in TV e quindi aprivano il microfono cercavano di, di, di sentire l'audio che c'era nella stanza se c'era un programma TV allora mandavano l'informazione alla casa madre però ecco sono state scoperte e, non ti sentiamo Luciano no ecco ecco dico c'è stata una forma di difesa in qualche modo rispetto a questa eh, invadenza diciamo così di queste app no? Assolutamente, eh, 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 le app generalmente vengono scaricate dai marketplace eh, ufficiali, eh, che, che possono essere Google Play o l'App Store, che hanno generalmente l'interesse a mantenere una, un certo livello di sicurezza. E quando viene scoperto che un'app fa questo genere di cose, viene rimossa dal marketplace. Quindi, finché si scaricano le app dai marketplace ufficiali, non dico... Che si sta in una botte di ferro. Non dico che si è sicuri al 100%, perché vengono scoperte in continuazione app che fanno uh, le, le, le cose più strane, mettiamole in questo modo, però poi vengono rimosse generalmente. Bene, è, è molto rassicurante questo, questo ragionamento che invita ancora una volta a. Essere attenti eh, nei confronti dell'uso eh, delle, delle nostre attività elettroniche. Credo che sia importante eh, conoscere queste cose per non gridare inutilmente a complotti o minacce misteriose. Eh, basta un po' stare attenti, usarci, usare un po' la testa, informarsi correttamente da chi è in grado di darci delle risposte e non. Eh, esagerare con i, con i, i timori. Eh, Guido, sei stato mai oggetto di qualche hackeraggio, di qualche indagine? Ti spiano il tuo telefono? Come, come ti sei sentito? Ma no, no, non credo che spino il mio telefono anche perché non è molto interessante, però anch'io noto nei social che se guardi per caso una pubblicità, una promozione, tu sai ad esempio la mia passione per il cinema, su Instagram iniziano ad arrivarmi le promozioni del cinema oppure una promozione di un'automobile. Ma quello credo che eh, non, non sia assolutamente eh, negativo, eh, è semplicemente un'indagine di mercato. Loro guardano eh, i gusti delle persone e ti piacciono dentro eh, queste promozioni, queste pubblicità, anche perché i social in una maniera o nell'altra. Eh, devono vivere eh, è un po' invasivo ogni tanto ma insomma basta gestirlo non, non sono sicuramente questi secondo me eh, i problemi che eh, riguardano quella che è la, la, la cosiddetta sicurezza digitale che poi è anche un errore ormai chiamarla sicurezza digitale perché è una sicurezza che eh, direi che è globale e appunto voglio chiedere ad esempio eh, a Sambucci quello che è accaduto la settimana scorsa negli Stati Uniti con eh, tutti gli aerei che sono rimasti a terra eh, a causa, dicono, di un guasto tecnico. Non sappiamo poi eh, se davvero un ingegnere aveva sbagliato nella programmazione aveva usato un file sbagliato, ma lì mi sembra che la cyber security eh, abbia agito bene e non so se dietro tutta questa faccenda c'era stato in precedenza un attacco cibernetico. Sì, allora eh, negli Stati Uniti poi tutto può succedere, però generalmente sono abbastanza trasparenti su queste cose. Quindi, quando è un attacco cibernetico dicono siamo state vittime di un attacco, quando non lo è oppure non pensano che lo sia, allora dicono eh, no, probabilmente non lo è stato. Quindi eh, tendo, tendo a fidarmi eh, fino a un certo punto, ovviamente. Però questo scopre un problema che ovviamente magari sappiamo tutti, ci rendiamo tutti conto, ma che abbiamo, cioè che siamo sempre più dipendenti dalla tecnologia e utilizziamo infrastrutture e servizi sempre più dipendenti dalla tecnologia. Anche noi nel nostro piccolo utilizziamo il computer. Telefono, per lavorare, tenere contatti, maneggiare soldi e eh, i nostri asset, quindi ciò che ha valore, va via via sempre più verso la dematerializzazione. Questo però non, diciamo, i nostri eh, le nostre capacità di gestire problemi, danni, rischi, pericoli, attacchi non aumentano di pari passo. Se io ho eh, il portafoglio con dentro dei soldi di carta, io più o meno so come proteggerli dal furto. Lo nascondo, eh, sto attento, eh, metto una mano sulla tasca se penso che... Quindi ho le idee di base. I soldi che magari eh, sono digitali e che tengo su un conto bancario in on banking, per carità, li protegge la banca. Però clicco su un link sbagliato, mi prendo uno spyware che inizia a vedere quello che faccio sull'on banking e poi quei soldi sono spariti. Adesso sto facendo un esempio molto generico di una cosa che succede a tante persone, è successa a tante persone. Ma se io digitalizzo sempre più asset io aumento la distanza tra il valore che ho e la mia capacità di proteggerlo. È questo di cui dobbiamo renderci conto. Noi siamo sempre meno in grado di proteggere i nostri asset digitali, i nostri valori. E adesso sono, sono soldi, per carità, importanti. Ehm, però domani, con l'aumentare della digitalizzazione, della virtualizzazione, Già oggi sono persone che si comprano una casa nel metaverso per dire. oggi è una cosa abbastanza folcloristica, mettiamo in questo modo, però domani saranno sempre di più. Ci sono persone che spendono tanti soldi per asset virtuali all'interno di videogiochi, ma non sanno come proteggerli, perché non sanno come proteggere la loro vita digitale e il loro computer. E di questo bisogna anche prendere consapevolezza. Eh, no, io credo che la strada, la strada che eh, Luca Sambucci ci indica sia una strada che banalmente, mi permetto di dire, di grande saggezza, nel senso che eh, è inutile prendersela con eh, la bicicletta perché ti fa cadere, ti fa sbucciare le ginocchia se non hai imparato ad andare in bicicletta. Quindi noi abbiamo a disposizione... Delle raffinatissime biciclette digitali eh, super tecnologiche, ma dobbiamo abituarci anche a usare queste biciclette. Invece, mi pare, mi pare di capire da quello che dice eh, Luca Sambucci, ma mi pare di capire anche da quello che si osserva eh, in giro, che aumenti la propensione alla delega cioè aumenti la propensione a delegare a qualcuno che sa e che però non sappiamo se sia quella persona giusta, il controllo delle nostre, eh, come dicevi tu, dei nostri asset, eh, in questo caso economici, ma anche di, tu, di tutto il resto. Ecco, credo che su questo mi permetto di spendere una, eh, una parola a favore di questo progetto. E cioè nel suo piccolo, eh, AIA vorrebbe invitare eh, le persone a documentarsi, a eh, prendere consapevolezza di quello che sta succedendo, rivolgendosi ovviamente ad esperti, ma non e, e abbandonando finalmente l'atteggiamento della delega. E eh, 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 comunque io queste cose non le capirò mai, non, 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 so, non so cosa dire e eh, 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 così via. E sì, il rischio che si corre è molto grosso. È vero, Guido, cosa ne pensi? Sì, è vero, eh. bisogna anche considerare che eh, la cosiddetta, tra virgolette, rivoluzione digitale eh, è arrivata quasi all'improvviso per delle generazioni probabilmente eh, antecedenti alle mie, quindi. C'è tutta una certa parte di popolazione che ha anche delle difficoltà proprio culturali eh, nel, nell'avvicinarsi alle quelle che sono le, le problematiche che sono legate alla digitalizzazione. Io continuo a sostenere che eh, è tutto bellissimo. Eh, io sono un amante, io vivo tra computer e elettronica, eh, sono anche uno di quelli che compra asset sui videogiochi perché ho anche. Eh, questa passione non arrivo ai livelli di, di, dei film di David Cronenberg eh, però penso che eh, sia necessaria anche eh, soprattutto in prospettiva futura perché eh, come diceva eh, Luca eh, stiamo andando eh, verso una società che sarà sempre più eh, legata ai problemi eh, del digitale deve essere visto come un aiuto e, e non come invece eh, un ostacolo. Però eh, bisogna anche conoscere eh, questo compagno perché dovrà essere il nostro compagno di vita, la, il nostro compagno esistenziale. E quindi la cyber security diventa importante perché eh, potrebbe anche rispondere alla domanda fatidica chi controlla il controllore. Sì, ma quello. Prego, prego, Luca. No, quello che dice eh, Guido è importantissimo. Ehm, è vero, è vero che è arrivata con, anche presso delle generazioni che magari non se l'aspettavano e che magari non erano pronte. Ehm, ed è vero, però, anche che non bisogna, diciamo, alzare le mani e dire, vabbè, io di queste cose non ci capisco niente. Amen perché altrimenti si fa, come dicevi tu Luciano, ci si affida troppo agli altri. Allora, secondo me, eh, la, la, la verità sta sempre un pochettino nel mezzo. Eh, da una parte, anche chi eh, si è fatto cogliere alla sprovvista dal digitale e che ancora dice io a malapena so accendere il computer, io di queste cose non me ne intendo, secondo me dovrebbe ehm, eh, smettere... Di darsi un pochettino queste, queste scuse, che poi alla fine sono scuse, e iniziare un po' a interessarsi, interessarsi dei, eh, dei valori digitali che ha, interessarsi di come usa il computer. Poi, se oggi sa l'1% okay, di quello che c'è da sapere e domani, magari interessandosi, riesce ad arrivare al 5 o al 10%, è già qualcosa. Sempre meglio che alzare le mani e dire io non ci capisco niente, quindi mi possono fregare in tutti i modi. Poi però è anche vero che se tu come conoscenza arrivi al 10%, 15%, ti devi anche un pochettino affidare agli esperti fidati ehm, per capire come eh, proteggere il computer. Ehm, bisognerebbe, chiedere, bisognerebbe chiedere, sto facendo bene? A, a chi lo sa? che possono essere gli esperti eh, di famiglia, possono essere amici, ma posso anche, eh, possono anche essere esperti, eh, diciamo, presi professionisti, presi per l'occorrenza. Noi mettiamo le porte blindate, spendiamo tanti soldi per mettere le porte blindate, le finestre blindate, per mettere le telecamere e poi sul computer che detiene asset che valgono molto di più di quanto vale il computer. Lì invece non pensiamo a proteggerlo, non pensiamo a vedere se l'antivirus è aggiornato, non pensiamo a vedere eh, se cliccando su questo link eh, ma faccio bene o faccio male, non ci pensiamo neanche. Dovremmo anche un pochettino affidarci, a chissà queste cose, in, diciamo così, interessarsi alla propria sicurezza. Io vedo in giro molto disinteresse, eh, proprio perché si è molto distanti dal, dal digitale aumentare questo interesse e per la parte che non si può colmare affidarsi agli esperti. Perfetto, eh, volevo, volevo chiederti, eh, abbiamo, credo abbiamo affrontato in modo abbastanza eh, diversificato la questione eh, del nostro comportamento, dei nostri atteggiamenti nei confronti delle, eh, del digitale, e nei confronti della sicurezza. Vorrei chiederti adesso uno sguardo un po' più generale eh, sulla situazione della cyber security in Italia. È una domanda che mi rendo conto è abbastanza eh, come dire, abbastanza sciocca, nel senso che in un'era in cui tutto è eh, iperconnesso e siamo in una dimensione globale, eh, dire cosa succede in un microsettore del globo, quale è l'Italia. Può sembrare anche uh, un'assurdità, tuttavia, forse è da capire, insomma. Qual è il livello di eh, cyber security in Italia se ci sono investimenti anche da parte eh, delle, eh, delle istituzioni su questo tema, se c'è un'attenzione da parte delle istituzioni su questo tema? Qual è il ruolo eh, delle, delle grandi aziende che si occupano eh, di eh, cyber security? Limitatamente all'Italia, anche se tu in questo momento ci parli da Parigi, ma il tuo sguardo arriva fino a qua. Sì, allora ehm, l'Italia è un paese particolare perché c'è un grande divario, un, un delta, diciamo, tra eh, la capacità dei singoli, perché l'Italia ha delle persone eh, estremamente qualificate in ambito di eh, cyber security, e la, ehm, diciamo, gli sforzi di tutti gli altri, delle aziende, eh, dello Stato. A interessarsi di cyber security quindi per tantissimi anni abbiamo avuto delle persone iperqualificate in italia bravissime eh, tanti amici che conosco o persone che ho incontrato nel corso della mia carriera ehm, che erano costrette sono ancora oggi diciamo costrette ad andare all'estero perché non c'era attenzione a questi temi in italia Um, ultimamente, quindi negli ultimi anni, le aziende, soprattutto con i ransomware e poi con i data breach, le aziende hanno iniziato a interessarsene, non siamo ancora a livelli degli altri paesi partner europei. Però ci stiamo arrivando. Eh, recentemente, diciamo, in questi ultimi anni, l'Italia ha anche creato l'ACN, che è l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, eh, che è molto qualificata. Eh, abbiamo avuto per la prima volta adesso. Non prendo alcuna parte politica, però abbiamo avuto per la prima volta un presidente del Consiglio che nel discorso di insediamento ha citato la cyber security. Non era mai successo. Quindi stiamo iniziando a prendere coscienza. Ma il lato individuale. Poi dicevo prima che per essere hacker bisogna anche essere creativi e l'Italia ha creatività da vendere. Dal punto di vista individuale, fin dai primissimi anni, anni 80, anni 90, l'Italia ha subito avuto delle persone estremamente qualificate in ambito di cyber security, solo che non è riuscita a sfruttarle. a un piccolo break, ma su questo tema che è stato affrontato da, da Luca Sambucci, volevo dare due indicazioni che peraltro si trovano in rete e che mi sembrano eh, pienamente dentro il discorso di, di Luca, e cioè il, eh, il 18 di, eh, novembre del 2022 eh, è stato annunciato un progetto, in realtà una realizzazione più che un progetto, sulle infrastrutture critiche e la cyber security, l'Unione Europea ha avviato bandi per 176 milioni di euro, bandi ai quali l'Italia eh, intende partecipare. Su questo tema degli investimenti europei, che mi sembra comunque interessante, eh, il 13 di dicembre 2022, quindi pochi giorni fa, è stato eh, battezzato ufficialmente il progetto Serix, un progetto che eh, riceverà 116 milioni dal ministero dell'università, eh, che vengono pescati nel fondo PNRR di 1,6 miliardi eh, su, sul tema delle telecomunicazioni. Quindi. Questa cosa verrà gestita dall'Università di Salerno, SERIX è un acronimo che sta per Security and Rights in the Cyberspace. Quindi, voglio dire, l'Italia ci, ci sta lavorando, insomma, no? magari eh, con qualche ritardo rispetto ai, eh, ai, ai soci europei e agli amici europei e, e anche del resto del mondo, ma eh, ci stanno. e ci sono anche soldi. In, in corso eh, in giro, ecco anche questo, secondo me, è un tema sul quale magari fra un attimo potremo anche tornare per capire che non è una questione così da abbandonare a se stessa ma che qualcuno eh, ci sta lavorando volevo eh, fare una piccola interruzione delle nostre conversazioni lasciando spazio ai, eh, ai messaggi che alcuni messaggi che sono, eh, che sono arrivati prego eh, ecco prego eh, Mauro di metterli ecco Francesco eh, Soligo che è appunto il sindaco di, eh, di Villorba ci augura eh, il ci dai il benvenuto a questa terza edizione di Aia eh, un grazie a tutti per la continuità e l'impegno grazie sindaco eh, Eleonora Rosso c'era anche l'assessore la, la, alla cultura buonasera a tutti e bentrovati eh, grazie Eleonora continuiamo Matteo Martini è una delle figure alle quali eh, sono anche più affezionato perché ci segue con estrema attenzione dall'estero, credo, tra l'altro, buonasera Luciano, staff e ospiti. Utile sottolineare il vostro impegno a riproporre questa serie di incontri divulgativi scritto in eh, maiuscolo eh, anche via web. Il format aperto a tutti, tutti, tutti aiuta a superare le nostre incompetenze più o meno colpevoli e qui eh, da, eh, da un assist a Luca che diceva che insomma più o meno siamo colpevoli un po più un po meno se non ci facciamo le competenze ed è giusto sull'intelligenza artificiale in settori della vita quotidiana ci rende più attivi e non solo un continuo asservimento informatico dei nuovi giganti del web è un richiamo così anche a una forma di eh, consapevolezza e di autonomia che mi pare sia anche nelle parole dei nostri ospiti di, di questa sera eh, continuiamo. Dicevo prima il tema della presenza dell'Italia e in Italia della consapevolezza della cyber security anche a livello istituzionale. Luca. Vuoi precisarci qualcosa? Sì, sì, no, allora, ehm, l'Europa poi ha stanziato dei fondi l'Italia fa bene a utilizzare questi fondi, nell'accademia, nell nell'università, mi ha citato l'Università di Salerno ehm, che ha fatto questa iniziativa, anche lì ci sono delle competenze che hanno solo bisogno dei progetti giusti per poter davvero far vedere quello che riescono a fare. Io in realtà sono molto orgoglioso dell'Italia. Eh, quando si parla di competen competenze di sicurezza informatica e sono un pochettino più contento in questi anni che finalmente queste competenze a iniziano a ricevere i fondi giusti E l'esempio che hai dato è, è davvero calzante e affrontare eh, un tema sul quale eh, anche con Guido prima ci eravamo eh, confrontati Sembra una cosa eh, sulla quale eh, non, eh, no, non abbiamo grandi capacità di controllo, ma bene o male, lo si voglia o no, siamo in guerra. Direttamente, indirettamente per interposte altre nazioni, ma siamo in guerra. Che ne è della cyber security in questa situazione del tutto particolare? Già nella situazione di pace la cyber security affronta eh, notevoli problemi ma ora la situazione è veramente eh, importante eh, dal tuo osservatorio che cosa che cosa vedi allora la um, cyber difesa come, come viene chiamata eh, riveste un ruolo importante già da diversi anni e man mano che ci sono conflitti Uh, si iniziano a vedere sempre più attacchi sempre so più sofisticati che avvengono anche in tempo di pace ma quella pace eh, che non è mai davvero con la P maiuscola um, negli anni passati abbiamo visto come alcune potenze iniziassero a testare i vari attacchi che crescevano uh, sempre di più di complessità e che adesso Uh, li vediamo, forse non li abbiamo visti proprio all'inizio, ma li vediamo con il conflitto che c'è adesso in Ucraina. Um, ma a volte, quando si parla di um, diciamo così, valore dei dati, di cyber security, quando si parla di digitalizzazione, um, non è che bisogna tracciare sempre una linea netta tra cyber e fisico perché le potenze, eh, i paesi, cercano di eh, fare tutto insieme, cercano di fare una guerra ibrida dove tutto è consentito. Quindi assieme agli attacchi che cercano di buttare giù le centrali elettriche, attacchi cibernetici, sono anche attacchi cinetici con i missili che cercano di distruggere i data center dove i paesi tengono i loro dati, in questo caso l'Ucraina, che ha visto i suoi data center bersaglio dei missili. Eh, proprio perché si sa che eh, oggi siamo tutti collegati all'informatica, all ai dati, e, mh, se tu distruggi i dati di un paese, tu al governo, a uno Stato, gli togli l'accesso ai dati sui suoi cittadini, eh, non può più riscuotere le tasse, non può più pagare le pensioni non può più garantire un sacco di servizi necessari e quindi quei data center con quei dati sono stati eh, oggetto di attacchi cinetici. Poi, eh, per fortuna, i dati, visto che eh, siamo comunque nel 2022-2023. I dati esiste il cloud erano eh, al sicuro su, eh, in altri paesi, su computer in altri paesi. Però ciò non toglie. Che ci, dicono, guerra... ci dicono sempre: è vero Luca, ci dicono sempre: fai <ride> sì. sì, 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 il backup. Sì, ma più che il backup, che in questo, questo caso è stato caso... fatto per fortuna. Si tratta proprio di utilizzare l'infrastruttura cloud che ti consente di avere i dati. Eh, al sicuro anche a, a, a migliaia di chilometri di distanza che a volte puoi dire vabbè a me non interessa se i dati sono al sicuro a, a 10 chilometri o a 1000 chilometri eh, però al momento in cui il tuo paese è in guerra inizia a, a rivestire una certa importanza il luogo in cui sono conservati questi dati eh, a questo proposito Guido, Guido, anche... prego eh no, è una, domanda, una mia curiosità. Esiste anche una minaccia cinese eh, riguardo la cyber security? Perché ho letto proprio una cosa che ha scritto Luca: eh, la Cina sembra essere molto avanti su questo fronte, molto avanti sul fronte dell'intelligenza artificiale. Mi sembra che entro il 2025 vogliano studiare una sorta di ausilio per la magistratura nell'andare. Eh, a comporre delle sentenze, non so se più miti o, o, o più dure, e, e questo mi ha un po' spaventato, onestamente. Sì, un ausilio per i giudici eh, a, a decidere eh, in certi casi. Ma, è diciamo, grave, è eh, questo. A, allora, eh, qui non, non taglio la cosa con l'accetta, sicuramente non deve decidere un algoritmo. Eh, se una persona ha una pena piuttosto che un'altra. Lo deve sempre decidere eh, un essere umano. Um, però, diciamo così, eh, ci sono certi aiuti che possono essere importanti, però bisogna pesare davvero bene le parole in questo caso, perché possono essere intese in un senso come in un altro. Io penso che l'intelligenza artificiale aiuterà tutti noi a, a lavorare meglio e anche a vivere meglio, però allo stesso tempo eh, se viene usata male eh, può rendere la vita più difficile eh, a tutti quanti. Eh, ci sono stati casi eh, anche molto eclatanti dove ehm, l'intelligenza artificiale, o comunque gli algoritmi usati per ehm, effettuare delle decisioni sui cittadini, nel caso olandese ad esempio, dove eh, eh, ad alcuni ad molti cittadini è stato chiesto di restituire dei soldi di aiuti che avevano preso dal, dallo Stato, ehm, eh, mandando sull'astrico molte famiglie, e poi si è visto che questa richiesta era indebita, debita, eh, ma era stata effettuata da un algoritmo. E anche per questo il governo olandese è stato costretto a dimettersi. Quindi ehm, eh, diciamo, questi problemi non ci sono anche in Cina, non ci sono solamente in Cina, ci sono anche in altri paesi. Perché eh, comunque utilizzare l'automazione per eh, compiere certe scelte, per eh, velocizzare certe procedure, è, è quasi è una cosa a cui non ci si può sottrarre, è come andare al lavoro in auto piuttosto che a piedi, eh, lo fanno quasi tutti, anche se ci sono poi incidenti. Qua e là. È una tecnologia che deve essere usata in maniera etica um, e bisogna lavorare ancora molto per far capire alle persone, eh, agli stati, alle organizzazioni, alle aziende che l'etica nell'intelligenza artificiale è fondamentale. È un po' il discorso parallelo della cybersecurity. Eh, ci hanno messo molti anni per capire che la cyber security era importante. Spero che non ne passino altrettanti per far capire a aziende e organizzazioni che l'etica nelle AI è importante. Però non, non salto la domanda della, della Cina e della cyber security, ehm, Cina, Stati Uniti ovviamente, Cina, Russia, Corea del Nord, Iran sono i paesi che. Ehm, eh, hanno le maggiori competenze per portare attacchi ehm, ad altri paesi, attacchi informatici, ehm, ognuno per motivi diversi. La Cina sicuramente ehm, ha dato eh, dall'inizio molta importanza all'informatica e alla cibernetica, un po' come la Russia. La Cina ha dalla sua il fatto che Um, è un paese um, fortemente centralizzato um, e questo aiuta molto quando parliamo di big data, aiuta molto quando parliamo di dati, quando parliamo di cibernetica, perché consente un'analisi dei dati che altri paesi che hanno invece una struttura più decentralizzata e magari regole di privacy abbastanza più uh, muscolari come ad esempio eh, l'Unione Europea magari non riescono ad arrivarci la Cina ci arriva e a livello sia di AI sia di competenze cibernetiche ha fatto, ha fatto davvero dei passi da gigante, gigante. sì eh, l'osservazione di, di, di Guido Schittone è opportuna perché eh, ci ha consentito di comprendere eh, in modo eh, pieno il, eh, il sottopancio il sottotitolo che sta scorrendo eh, sui, sui nostri schermi cyber security e tecnologie emergenti continuano ad emergere nuove tecnologie di tutti i generi eh, e ogni volta la, la sicurezza deve fare i conti con queste tecnologie che emergono ne, ne constatiamo la presenza eh, quotidianamente e quindi e' bene essere informati sulle novità tecnologiche, sull'emergere emerge, sull di nuove tecnologie, per sapere che ciascuna di queste è, eh, come dire, deve essere oggetto di una riflessione in termini di cyber security. Mi è piaciuto molto l'osservazione di Luca eh, che riguardava eh, l'etica nell'ambito eh, delle tecnologie. Eh, informatiche, ricordo che qualche giorno fa ehm, è, è stato pubblicato eh, a cura del, eh, del Vaticano un mm, documento molto interessante eh, che eh, eh, come dire, elabora un'idea che, che è stata eh, costruita da, da Paolo Benanti, nostro ospite peraltro in altre edizioni che parla di algoretica, cioè di etica dell'algoritmo, di un algoritmo che deve in qualche maniera essere accompagnato dall'etica. Di questo comunque parleremo anche nelle prossime edizioni dei prossimi incontri di, di AIA. Ci sono ancora, eh, dei, ancora nuovi, eh, nuovi interventi, nuovi eh, messaggi. Vogliamo vedere Matteo Martini. Premessa: più allarghiamo la base dati dell'intelligenza eh, dell artificiale, più abbiamo una migliore accuratezza dei risultati. Domanda: se fosse vero anche nella cyber security, un apprendimento continuo dell'intelligenza artificiale potrà sempre più rapidamente bloccare nuovi hackeraggi? A un certo punto, le idee degli hacker si appiattiranno mentre l'intelligenza artificiale continuerà ad apprendere. E eh beh, una. È una questione molto interessante perché apre gli scenari di una intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato molte volte e ancora continueremo a parlare, che è in grado di auto alimentarsi, di auto crescere. Cosa ne pensi, Luca? Eh, relativamente sei... al discorso della, della cyber security, ovviamente, visto che sì. è il tema di stasera no, è un'intuizione molto giusta. Eh, difatti, nella cyber security gli strumenti che secondo me funzionano meglio sono quelli che analizzano i dati eh, di traffico della rete per vedere le anomalie. Allora, lì è il machine learning che ehm, diciamo, dà l'allerta quando c'è qualcosa che non va. Purtroppo, però, l'altra faccia della medaglia è che anche negli ehm, attaccanti. Usano l'intelligenza artificiale per rendere i loro attacchi sempre più sofisticati e, e sempre ehm, più intensi, anche perché dobbiamo anche vedere l'intensità degli attacchi. Se io prima riuscivo a lanciare e non parlo mm. di denial of service, quindi non parlo di, di, di buttare giù un, serv un, un, un server con tante richieste, parlo proprio di attacchi sofisticati. Se prima io per lanciare un attacco sofisticato dovevo lavorarci manualmente per andare a vedere le vulnerabilità, cercare di scoprire e di utilizzarle. E comunque, eh, essendo un lavoro manuale o semi-manuale, mettiamolo in questo modo, aveva una determinata velocità. Eh, oggi che io, eh, attaccante, riesco a automatizzare sempre di più queste procedure, eh, anche molto sofisticate, sta aumentando il ritmo degli attacchi sofisticati verso eh, le reti ehm, che devono essere protette eh, e quindi l'intelligenza artificiale che protegge queste reti comunque ha pane per i suoi denti. È una corsa agli armamenti, mettiamola in questo modo. Eh, non sono solamente i difensori quelli che hanno l'intelligenza artificiale. Certo. Cioè l'intelligenza artificiale dovrebbe acquisire eh, una propria esperienza, e però, se non esiste il fatto negativo prima, come fa ad avere questa esperienza? Eh, eh, l'intelligenza artificiale. Eh, anzitutto, capiamoci, non ha volere, non ha intenzioni, fa quello che le viene detto di fare. Eh, acquisisce l'esperienza che gli viene detto di acquisire. Eh, se io gli attacchi diciamo che riescono meglio sono quelli che si chiamano esempio di spear phishing ovvero ti arriva una mail ma non quella mail che dice ehm, non so mandami soldi oppure tieni soldi oppure email generiche clicca qui eccetera ti arriva una mail ehm, eh, domani sera eh, da Luciano Franchin che dice clicca qua per vedere la registrazione ok? E allora, visto che eh, c'è stato l'evento eh, il giorno prima, Luciano Franchin, una persona che conosci, eh, prendi e clicchi, quello è un phishing mirato. L'intelligenza artificiale consente, in maniera sempre più sofisticata, di effettuare questi attacchi di spear phishing, di questi, questi attacchi di phishing mirati, dove alle persone vengono mandati messaggi. Che hanno la maggiore probabilità di essere accettati come veri e questo viene fatto con un lavoro di analisi che può fare l'intelligenza artificiale autonomamente e quindi aumentando questi attacchi di spear phishing aumentano uh, ovviamente le persone che ci cascano ma ci potrei cascare anch'io ah, naturalmente un attacco di spear phishing fatto molto bene e quindi eh, diminuisce eh, eh, la sicurezza l'intelligenza artificiale ha imparato perché opportunamente istruita, a mandare mail che hanno la maggiore probabilità di essere aperte di essere cliccate. Ecco, eh, sì, state attenti, domani vi arriverà un mio messaggio che dovete... Oh, oppure qui. anche di Guido. Guido, non so se tu hai voglia di... Ascolta, sì, siamo sì, facciamo, un attimo... Eh? Come? Ma lo detto? Inondiamo, inondiamo l'Italia di... Sì, 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 sì. c'è cioè, cioè questa attività. Di, di... Vorrei chiudere, una... abbiamo ancora qualche minuto, c'è un, un altro messaggio di Matteo Martini. Eh, se devo chiedere un consiglio a Luca, ho dati personali, professionali e foto registrati sul cloud Apple Adobe. Devo considerarmi tranquillo per il resto della mia vita sulla riservatezza dei miei dati oppure anche in società serie? Potrebbero esserci casi di hackeraggio? Quali soluzioni? Un NAS risolverebbe tutto? Che ne dici Luca, di questa preoccupazione legittima di Martini? Che dice anche perché chiede un consiglio a te: insomma, eh? niente risolve tutto, quindi neanche un NAS risolverà tutto quanto. Eh, poi personalmente io le foto le tengo sia sul NAS che quindi che è un disco diciamo così voi, vuoi spiegare fisso. per favore eh, Luca sì. cos'è un NAS a chi è è un disco fisso eh, è come il disco del computer solo che sta fuori dal computer ed è collegato alla rete di casa Molto, quindi eh, vi puoi accedere da, da tutti i computer di casa vi puoi accedere anche dal cellulare se vuoi eh, eccetera quindi eh, è, è un disco eh, è un'unità di archiviazione eh, che viene eh, tenuta in casa, ma ci sono anche negli uffici ovviamente. Ehm, quindi un'unità locale. Che vuol dire locale? Che entra un, un ladro dalla porta, prende il NAS, se lo porta via e, e, le, foto, <ride> e le foto, diciamo, stanno con il ladro. Eh, tenerle sul cloud anche. Diciamo i dati che io non considero ehm, molto riservati, come ad esempio le foto eh, di famiglia. Io le tengo anche sul cloud, perché arriva un ladro che si ruba il NAS, arriva un incendio che distrugge il NAS, io eh, oltre a perdere il NAS che costa magari quei 2-300 euro, mi perdo anche le foto degli ultimi vent'anni, che valgono un pochettino di più. Quindi le tengo anche sul cloud, le tengo su più cloud in realtà, anche di grandi aziende, come quelle che ha citato. Ehm, eh, che sì, sono sempre oggetto di attacchi, ma hanno una cyber security estremamente elevata. Generalmente quando si entra, quando si sentono le notizie che eh, gli attaccanti sono riusciti a penetrare eh, eh, l'account sul cloud della persona X o Y, generalmente sono entrati dal dispositivo di questa persona oppure hanno hackerato eh, il dispositivo di questa persona che ha cliccato sul link dove non doveva cliccare. Quindi generalmente è colpa dell'interessato, non è colpa dell'azienda che teneva quei dati. Grazie Luca eh, per, queste, per questi consigli. Diciamo anche di, di buona amministrazione della nostra, della nostra eh, del nostro patrimonio. Eh, informatico che abbiamo, che abbiamo in casa perché questa trasmissione e queste attività di AIA vogliono anche entrare come dire nella quotidianità dei, dei nostri ascoltatori di noi stessi e avere anche dei consigli come questo ultimo che hai dato eh, su, sul tema della, della sicurezza in cloud mi sembra estremamente utile e interessante Parlare di intelligenza artificiale e in questo caso di stasera parlare di cyber security vuol dire anche eh, mettere le mani su cose eh, che abbiamo in tasca, che abbiamo a portata di mano, che abbiamo, con le quali viviamo tutti i giorni. E questo è un bel esempio di come noi eh, riteniamo debba essere la divulgazione, non solamente per concetti ma anche per eh, concrete, concrete manifestazioni. Eh, Guido siamo in chiusura, eh, c'è una, eh? una, si... ah, una domanda, aspetta un attimo che arriva, c'è un'ultima domanda, arriva via, via cellulare, dov'è? Sotto, Sotto. Eh, il messaggio dice quali sono eh, i pilastri della cyber security, posso fare questa domanda? I pilastri della saggezza... Viene da... Viene da ah, ecco, viene da Francesco Soligo. Ecco, i pilastri, pilastri della saggezza c'erano cioè una volta, adesso sono i pilastri della, della cyber security. Il eh, che significa? Dove, dove appoggiamo eh, la cyber security? Luca. Allora, io parlo sempre in un'ottica di cittadino privato. Quindi sì. non sto facendo la risposta dell'azienda. Allora, i, i pilastri sono eh, la consapevolezza, anzitutto. Quindi capire esattamente eh, dove abbiamo i dati, ehm, quanto valgono per noi. Eh, ad esempio, ci sono persone che tengono tutte le foto degli ultimi 3-4 anni sul cellulare e basta. Bravi. Allora, essere consapevoli di questo. Eh, e una volta che uno è consapevole inizia a guardarsi intorno quindi il primo passo qual è l'altro pilastro il secondo passo è iniziare a cercare delle soluzioni che non aggravino il problema la domanda posta precedentemente su dove metto le foto eh, le tengo sul cloud le metto sul nas fa parte di questo secondo pilastro io sto cercando informazioni affinché i miei dati siano al sicuro. Quindi fare questo, non, eh, non vergognarsi di fare domande, non vergognarsi di chiedere, quando c'è una risposta che non si capisce, non vergognarsi di dire guarda no, spiegala di nuovo perché non ho capito. Quindi questi sono due pilastri, diciamo così, per, per iniziare a, a, a essere più sicuri. L'altro pilastro è... Eh, chiedere sempre o informarsi anche da soli senza però andare troppo nel, nel dramma perché anche la paranoia non serve a molto su quali sono le migliori pratiche di cyber security ehm, tutti noi basta anche semplicemente andare su un sito con una buona reputazione di cui ci si fida e che spiega quali sono le pratiche di cyber security allora dirà ehm, non cliccare sui link non aprire gli allegati Um, se si è un pochettino più capaci, magari uh, iniziare a interessarsi dei programmi che si hanno sul computer, uh, gli antivirus, se ci sono dei programmi che non si usano più, disinstallarli è buona pratica. Aggiornare il computer, fare gli aggiornamenti di sistema. Sto dicendo cose banali, ma sono cose che aiutano perché al momento che qualcuno viene hackerato,. Ha sempre 9 volte su 10 non ha fatto uno di questi passi che sono fondamentali. L'ultimo passo, che a me preme molto, e che si ricollega a cose che abbiamo detto prima, è iniziare: no, noi non siamo da soli. Così come non siamo da soli in ambito di sicurezza fisica, non siamo da soli, non dovremmo essere da soli neanche in ambito di cyber security Se ehm, domani qualcuno per strada mi mena, io vado dalla polizia e se succede N volte io inizio a protestare dicendo "Oh, ma dov'è la polizia? E i politici? Ma che cosa state facendo per la sicurezza?". Voglio dire, la sicurezza è uno dei temi che vanno per la maggiore durante le elezioni, no? Dovrebbe iniziare anche la cyber security. Non è che i politici eh, non hanno armi Um, poi, ovviamente, eh, bisogna anche vedere il livello: a livello locale, puoi fare certe cose, a livello nazionale ne puoi fare altre, però iniziare a ritenere. Eh, chi ci governa, chi amministra la cosa pubblica, è responsabile o corresponsabile di quello che avviene a livello cibernetico, quindi se eh, ci sono scorribande di hacker che rubano le aziende, mandano i ransomware attaccano le infrastrutture critiche non bisogna prenderlo come sai, una tempesta, vabbè è successo bisogna andare dai politici e dire loro, beh che stai facendo per la cybersecurity?" Mm. Grazie, grazie Luca. Eh, sono, sono dei pilastri fondamentali. Eh, eh, naturalmente, io aggiungo un mio personale, eh, eh, telefona Luca Sambucci: sì. no, è scherzo. Disponibile per no, 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 ma scherzo è una, è una battuta, ci mancherebbe altro che cominciassimo così. Però quello che dice Luca è fondamentale perché parte dalla consapevolezza e, e arriva a delle azioni sempre più mirate e concrete fino a fare della cyber security un tema di cui devono occuparsi le istituzioni, le, gli stati, i politici perché eh, altrimenti le cose non potranno eh, funzionare. Siamo in chiusura, io ringrazio veramente la vostra partecipazione, è stata come sempre una trasmissione che ci ha permesso di aggiornare il nostro software di conoscenza. Ti senti più aggiornato Guido? Sì, decisamente mi sento più aggiornato, eh, più preoccupato dopo l'ultima considerazione che ha fatto Luca, eh, perché penso, eh, e qui sarà un argomento eh, probabilmente da lanciare in altre occasioni, eh, a quella che è la sicurezza spicciola, di cui lui ha parlato eh, delle home banking nostre. Eh, Penso alla solitudine della polizia postale contro eventuali attacchi informatici e questo mi preoccupa abbastanza. Beh, ma questo apre, apre scenari che purtroppo non abbiamo neanche il tempo eh, di, di affrontare, anche se effettivamente sì, questa solitudine penso, della polizia postale è un'immagine molto avvincente perché eh, c'è sempre la, la sensazione che ci sia... Un, un, un Davide eh, che sta lottando contro un Golia e, e fa una fatica bestia insomma, per fare queste robe qua. È vero, è vero. Ma sono eh, molto bravi alla polizia postale delle comunicazioni. Sono, sì, sono bravi, è vero. So, sono, sono pochi rispetto alle esigenze, ma fanno un lavoro bestia, veramente incredibile. Sì, ne ho conosciuti anch'io, sono eh, straordinari. Io ringrazio, vi ringrazio davvero di questa serata, io spero che i nostri ascoltatori abbiano potuto aggiornare il loro software diciamo, di consapevolezza e di competenza. Eh, non avere paura di chiedere è una, un tema fondamentale. Eh, se avete, parlo agli ascoltatori, se avete temi, se avete eh, questioni sulle quali vi piacerebbe, eh, che Aya intervenisse, fatecelo sapere e eh, 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 cercheremo anche di soddisfare questa cosa. La prossima, io ringrazio Luca, devo dire, eh, come dicevo all'inizio, per la sua totale disponibilità, in, veramente straordinaria, e per la sua competenza con la quale ci guida in eh, territori difficili. No, Lo ritroveremo. No, ma eh, lo ritroveremo il 7 febbraio. Lo ritroveremo Luca Sambucci. Chissà dove sarà il 7 febbraio, forse in un'altra parte del mondo, non sappiamo. Eh, e, ci parlerà, e, e ci parlerà di metaverso. Sarà nel metaverso Luca. Lo so, ci parlerà sotto forma di avatar. Non so come, ma il tema del metaverso anche questo è un tema che si sta evolvendo diciamo eh, che si sta eh, come dire dilatando ha bisogno di eh, essere conosciuto prima di eh, essere eh, semplicemente oggetto di curiosità banalizzante ecco quindi l'appuntamento è il 7 febbraio ringrazio Luca ringrazio Guido Schittone eh, continua a seguirci eh, ci vediamo il 7 febbraio la prossima volta grazie a tutti voi Grazie, grazie. grazie, grazie.